Taranto tra le capitali industriali del Mediterraneo, problemi e prospettive. Questo il tema, provocatorio, ma anche molto intelligente, di un'importante tavola rotonda che è stata organizzata dal Rotary Club Taranto Magna Grecia. Il presidente dello stesso, l'avvocato Anna Miolli. Il Rotary Club Taranto Magna Grecia ha voluto questa tavola rotonda per instaurare un confronto sereno, costruttivo, sulle prospettive future dell'economia di Taranto. Un confronto tra le rappresentanze imprenditoriali e dirigenziali di Taranto per pensare in maniera serena e meditare su quello che sarà il futuro della nostra città, che non può prescindere dall'industria. Una città industriale, ma che sappia tutelare sempre e comunque la salute dei suoi cittadini. L'industria c'è, è presente, è un'industria che è avanti, è un'industria che parla già, recita i termini del turismo, della cultura, dell'enogastronomia, recita la riscoperta dei comparti tradizionali, quale quello anche della industria pesante cosiddetta, ma in termini di innovazione non solo di prodotto, di processo, ma anche di mercato. Questo è quello che vogliamo testimoniare e vogliamo anche chiedere consiglio a questa platea per come si può far di meglio. Taranto conferma di essere una grande capitale industriale del Mediterraneo. Mi piace ricordare sempre che l'Ital Sider, ex Ital Sider, il siderurgico ora del gruppo Arcelor, non è solo la più grande fabbrica siderurgica a ciclo integrale d'Europa, ma è anche la più grande fabbrica manifatturiera d'Italia per numero di addetti diretti. Tutti pensano che sia ancora la Fiat Mirafiori a Torino. Non è così. Nel comprensorio di Mirafiori a Torino lavorano solo 6.000 addetti alla produzione manifatturiera, ma oggi nello stabilimento di Taranto sono 8.132 quelli assunti dal gruppo Arcelor. L'economia circolare, se ne parla da decenni. Questo forse è il momento migliore, perché è il momento in cui iniziano ad esserci un po' di risorse, un po' di finanziamenti, un po' di bandi pubblici ai quali la piccola, la media e la grande industria dovrebbero partecipare. Poi ci sono una serie anche di iniziative anche da parte della grande industria. Vediamo, speriamo che il tutto vada in quella direzione. Una provocazione intelligente quella del Rotary Club Magna Grecia, finalizzata cioè a creare le basi per un dibattito diffuso. Del resto, un'opinione pubblica tarantina davvero consapevole, senza i soliti sbandamenti politici, potrebbe indirizzare al meglio la stessa politica, evidentemente come non accaduto nei decenni passati, quando in questo territorio è stato consentito a tutti di fare tutto e di più.